Ho bisogno di un trapianto di cuore, di un trapianto di prostata per sicurezza, perché mi sono pisciato e cagato sotto durante la partita. Dice, che c'entra la prostata? Non lo so manco io, ma ho bisogno di un ricambio generale di oggi. Cioè, ragazzi, ma che cazzo è successo pure oggi, regà? Io già avevo già etichettato sta partita come annata. Per chi tifa Roma sa, per chi tifa Roma sa, perché, regà, cioè, hanno fatto un tiro, un gol. Sembrava segnata. La classica partita stregata della Roma in cui tu ci provi e non ci riesci, poi mette tutti gli attaccanti che te pare. Se possono pure dire, guarda, se fermiamo, se, segnate, segnate. Non avremmo segnato, regà. Io così l'avevo inquadrata sta partita. Non si sa come cazzo abbiamo fatto un 3 minuti a ribaltarla. Che cazzo è? Ce l'hai fatta, ce l'hai fatta, ce l'hai fatta. Te sta a schiattare la pompa, mi sta a schiattare sì la pompa, devo beve. Mi viene da vomitare, non aggiungo, mi viene da vomitare, ragazzi. Non si può, ogni partita ce ne sta una, non si può soffrire così, ragazzi. Se volete il parere del buon Fabio, una marea di mi piace su questo video e domani mattina ore 7 ve lo porto. Domani 14:35 non partirà la feed, anzi forse anche alle 13 va, la metto. Non vi perdete sta live reaction, non potete capire quello che ho detto. E quello che ho fatto, non potete capire. Iscrivetevi, attivate la campanella. Dagli! Dagli! 57! 57! 57 era importante rimettersi davanti alla Lazio. Vincere perché la Fiorentina aveva vinto. Vincere perché l'Atalanta ha perso. E non bisogna guardare la Juventus. Questo adesso dobbiamo provare a fare. Ma perdere questa partita, ragazzi, non ci sarei minimamente stato. Contro l'ultima in classifica, che dice se deve salvare, sta con piede nella fossa. Tu all'ottantesimo, quando cazzo hai fatto il gol dell'1-1, regà, una squadra che subisce gol, non mi sa, da 22 partite consecutive, avevano fatto un gol e tu non riuscivi in nessun modo a segnare. E qui qualche responsabilità, onestamente, la do anche alla Roma, seppur sì, sono consapevole, era una partita stregata. E regà, io non mi attacco agli episodi arbitrali, ma lo dico per il bene comune. Sti arbitri, quelli soprattutto che stanno al VAR, hanno rotto il cazzo. Fammi i sondaggi su Instagram, è rigore o non è rigore? Ce capisce, ce vede meglio la gente da casa. Ragazzi, fate il VGC, fate i sondaggi su Instagram per dare i rigori. Me fido de più, ma contento de più. Popolo, la democrazia dice no, non te lo devo dare quel rigore, allora me sto zitto, ma è più forte di me, regà. Non mi venite a dire che quello su Mkhitaryan non era calcio di rigore e non è la prima volta che quest'anno ci succede. Non mi sarei lamentato qualora avessimo pareggiato o perso, lo dico semplicemente perché, regà, dall'anno prossimo non voglio più vedere queste cose, né per la squadra mia né per altre squadre. Perché vera, ci facciamo pure una figura del merda al resto del mondo. Ragazzi, contatto pieno in area di rigore, va giù. Non gli fischi calcio di rigore. Ma che cazzo state a guardare? E chiudo parentesi perché poi sembra veramente che voglio fare polemica. Lo dico perché mi piace che mi danno le cose quando me le devono dare. Quando non me le devono dare, ne voglio. Ma quando me le devono dare, me le devi dare. Che sia Roma, che sia Milan, che sia Inter, che sia Juve, che sia Lazio, che sia Fiorentina, che sia i mortacci vostri. Io sono per la giustizia, ragazzi. Non ci vuole tanto, non ci vuole tanto. Detto questo, l'atteggiamento, la partita. Io l'unica cosa che rimprovero alla Roma è che certe volte sembriamo veramente frettolosi. Cioè, a prescindere. E la cosa che non sopporto è che fai delle prestazioni bellissime, stupende, contro comunque squadre big, perché basta guardare l'Atalanta, le due partite con l'Atalanta. Basta guardare il derby con la Lazio. E con avversari nettamente inferiori, quante volte hai perso punti quest'anno? Non è questo il caso, ma ci sei andato vicino. E io è questo che non capisco della Roma. Come si può passare, non avere una linearità? Perché dici, vabbè, la singola partita può capitare, ma la Roma è così. Vince, pareggia, perde, vince, vince, pareggia, perde. Quelle che pareggia e perde, e perde. Comunque poi, per carità, ci sta che perdi con l'Inter 3-0. Ma tanti punti li perdi per strada così. E secondo me, anche dal punto di vista mentale, un minimo tu ce lo devi mettere. Ce lo devi sempre mettere. Perché eravamo ingabbiati. Perché comunque la Salernitana sull'1-0, regà, a livello di chiusura, difensivi, erano ben messi in campo. Questi hanno fatto il bucio di culo di Radovanovic, che non segnava. Ha fatto 98 tiri. La striscia, se non sbaglio, in Serie A, o non ho capito se nel mondo del calcio più lunga. Dei tentativi prima di riuscire a fan gol.
Al tiro 99 su un calcio di punizione, non lo sa manco lui, regà, tiro perfetto, non c'è stata responsabilità di Rui Patricio, non poteva assolutamente nulla. Ma come cazzo è possibile che tutte a noi succedano ste cose? Io per quello dico, siamo stregati, siamo maledetti, perché non è possibile, qualcuno veramente ci ha attirato la macumba, ragazzi, perché è un qualcosa di impossibile prendere un gol del genere. Cioè noi stavamo a perdere con mezzo tiro che hanno fatto in porta e basta, Salernitana non aveva fatto nient'altro. Situazione calcio di rigore che non ci hanno dato, era fuori area, onestamente, riguardandolo attentamente, era fuori area, lo dico per dovere di cronaca, ma devo ribe perché rischio di vomitarvi addosso. Le scelte che fa Mourinho, non me ne frega un cazzo, regà. A me mi interessa vincere, a me mi interessa vincere queste partite. Oggi non avessi vinto, a prescindere, mi sarei incazzato, ragazzi. Mi sarei incazzato perché è una questione di principio. Soprattutto poi perché poi c'è sta il Bodo giovedì. Giovedì c'è il Bodo. E tu avessi perso sta partita, conoscendoci che tu guardi la striscia delle partite precedenti a livello mentale, ti potrebbe dare quel qualcosa in più dal punto di vista mentale, che ti serva da lezione per capire che se ti metti a giocare a pallone, oh, Mourinho ha messo 718 attaccanti, regà. Eravamo, cioè, io a un certo punto dico, ma dove stanno i centrali? Ci stavano più. Non c'avevamo più centrali, cioè tutti giocatori, 10, 9, 8 giocatori offensivi su 11 effettivi, con portiere, due difensori e tutti attaccanti. Cioè, se non riesci manco così a sbloccarla, 435 passaggi contro 193, hai fatto il 275% di possesso palla. Regà, mi schioppa il fegato qualche giorno, mi schioppa la pompa se continuiamo così. Ma sono anni che va avanti sta storia, eh. Non è che da quando sto su YouTube, io pure quando ero piccolo mi ricordo certe volte mi scoppiava lo stomaco queste partite. È un qualcosa di assurdo. Per quanto riguarda la prestazione generale, a me alla fine mi va benissimo. Complimenti a Carles Perez che si è inventato, lo stanno rifacendo vedere adesso, si è inventato un gol veramente pazzesco ed è quello che ti ha dato quel qualcosa in più, perché se no sta partita sarebbe andata. E bravo pure Smalling che continua dal punto di vista anche mentale a dare quel qualcosa in più alla squadra, ragazzi. Per quando noi abbiamo una squadra relativamente giovane, anche a livello difensivo, ma ti serve quello che ti fa da chioccia a quelli più giovani. Perché poi alla fine queste sono le partite che te vanno a risolvere. Cristante Olivera non mi sono dispiaciuti, Kumbulla mi è piaciuto tantissimo, ancora una volta. El Shaarawy pure mi è piaciuto parecchio e spero che Mourinho lo faccia giocare di più perché se lo merita assolutamente. Afena non mi è dispiaciuto, ma deve fare quel qualcosa in più. Sono felicissimo per Zaniolo perché secondo me ha fatto una bella prestazione. Ho sentito già criticarlo perché quando ha tirato l'ha mandata alta, ha alzato la testa, ha guardato prima se c'era qualcuno meglio posizionato e quello deve fare perché deve essere anche altruista. E poi ha tirato e ci sta, che la manna alta. Ho vinto, non me ne frega un cazzo. Sto godendo come un maiale, ragazzi. Sto godendo perché se siamo portati a casa una vittoria che in altre situazioni non saremmo riusciti a portarci a casa. Dai, dai, e dai, e vaffanculo.